Dato che parleremo di Lui, cominciamo con un sia lodato Gesù Cristo. Per quelli che eventualmente ancora non lo sapessero, stiamo facendo il ciclo della nostra catechesi, che chiamiamo Scuola di Cristianesimo, su questo piccolo libro intitolato La verità dell'amore. E siamo arrivati al momento centrale, proprio al capitolo che è dedicato a Gesù verità. E l'ultima volta abbiamo sottolineato che Gesù dà molte definizioni di se stesso, della sua persona, e quella, diciamo, più originaria, no, originale, originaria, è appunto questa: io sono la verità. E quella più sostanziale, sostanza, è quella in cui dice io sono il pane di vita. E allora abbiamo cominciato proprio da questa verità che Gesù ci ha detto su se stesso: io sono il pane di vita. Ora, il significato di questo, diciamo, titolo del libro, La verità dell'amore, mi fa ricordare una bella espressione di Pascal che diceva: la più grande delle verità cristiane è l'amore della verità. E il più grande amore della verità è che la verità, l'amore stesso, ha una sua verità. Ecco, è un po' questo che dobbiamo imparare. E il problema che Gesù abbia detto proprio io sono la verità è la cosa più, diciamo, originaria, originale del cristianesimo. Pensate che un autore come Solovyov, lo stesso autore di quella espressione che abbiamo usato per gli esercizi spirituali, quella che si rivolge a Cristo come una specie di preghiera che dice tu sei ciò che di più caro ho al mondo, ecco, Solovyov diceva così: se esaminiamo tutto il contenuto teoretico e morale della dottrina di Cristo nel Vangelo, vediamo che l'unica cosa nuova, specificamente diversa da tutte le altre religioni, è l'insegnamento di Cristo su se stesso, la sua dichiarazione di essere la verità viva, incarnata. Io sono la via, la verità, la vita. Chi crede in me ha la vita eterna. Perciò, se cerchiamo il contenuto caratteristico del cristianesimo, dell'insegnamento di Gesù, dobbiamo riconoscere che questo contenuto si riduce anche qui a Gesù stesso. Vedete, nella mentalità greca, che è la mentalità originaria della nostra cultura occidentale, la verità va contemplata. La verità è qualcosa di universale, di assoluto, e nel mondo delle idee la verità va, per così dire, contemplata. Nel Vangelo c'è questo osare l'indicibile. Cioè, può la verità universale, infinita, che riguarda tutto ciò che esiste, che riguarda ogni mente umana, può la verità, diciamo, quasi concentrarsi in una persona viva e incarnata, di uno che ha il coraggio di dire la verità sono io, o io sono la verità, non solo. Ma a questo poi corrisponde che mentre un filosofo greco ti avrebbe detto contempla la verità, il Vangelo dice devi fare la verità. Devi contemplare, anche Gesù va contemplato, ma è un rapporto d'amore, è un rapporto d'amore che esige immediatamente una operosità fervida, fervente, generosa. Devi fare la verità. Ecco, questo è tipico del linguaggio evangelico. Un'altra bella espressione è quella usata da Papa Benedetto XVI quando disse: la vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ecco la verità, un sistema di verità, un'ideologia.
ma nella figura stessa di Cristo che dà carne e sangue ai concetti. Un realismo inaudito. Realismo, dare carne e sangue ai concetti. Questo è quello che Gesù ha fatto. Ma questo è, per riflesso, se noi entriamo in un rapporto d'amore con la verità che è una persona, che è la sua persona, la più cara persona che abbiamo al mondo, allora anche noi dobbiamo dare carne e sangue ai concetti. Ed è bello qui, il libro procede, come osserverete se lo leggete davvero con attenzione, senza saltare, procede per esempi tratti dalla vita dei santi, che sono gli esempi più facili, più belli. Poi mi permetto anche di ricordare che tutto quello che c'è scritto su questo libretto, sulle varie definizioni di Cristo, è ripreso in maniera molto più approfondita e più ampia nel libro Restare con Cristo, che ha capitoli proprio con gli stessi titoli: io sono il pane di vita, io sono l'acqua, io sono la vita. Ecco. Quindi se uno dice ma desidererei capire di più, vedere di più, approfondire di più, l'altro libro che è stato scritto diciamo quasi in contemporanea con questo, ma è fatto apposta per ampliare questa riflessione. Allora, la testimonianza bella. Dicevo a una persona che ho visto entrare, che so che si chiama Rita, gli ho detto guarda che proprio stasera comincerò con una citazione che ti riguarda, l'ho fatta apposta per te, non è proprio vero, però era un modo di essere affettuoso con una persona. Allora, stando una volta, si legge nella vita di Santa Rita d'Acascia. Vedete, Santa Rita d'Acascia è una santa eccezionale, amata in tutto il mondo. E bisognerebbe capire perché. Ed è amata in tutto il mondo, sì, per i suoi miracoli abbondanti, è chiamata la santa degli impossibili, no? Dei grandi miracoli, ma anche perché nella sua vita ha attraversato tutte le condizioni dell'esperienza femminile. Da quando era ragazza, poi si è sposata, un matrimonio tragico, un matrimonio che finisce anche tragicamente, poi i figli, la vicenda con i figli, anche questa drammatica, poi è entrata nel monastero di Cascia, cioè una serie di esperienze molto complesse. Ed è come se io ho visto il santuario di Cascia, dove c'è una monaca che è la mia cugina, che tutta la gente che arriva guarda il corpo di questa santa e poi lo vedi pregare, è come se ognuno riconoscesse qualcosa e vengono da tutto il mondo. Allora, nella vita di Santa Rita c'è scritto: stando una volta alla Santa Messa, questa nostra beata Rita, è italiano un po' antico, a Cascia, nella chiesa delle reverende madri di Santa Maria Maddalena, le si impronta. Talmente nell'intelletto suo queste sante parole: io sono la via, la verità e la vita. Le si impressero, improntarono nella mente, tanto che le cominciò talmente a considerare che da quell'ora incominciò ferventissimamente ad amare questo Gesù e servirlo. Ed era giusto un dire che lei non poteva più verità dire se non parlando di lui, non poteva più vivere se non con lui, non poteva camminare se non con lui, né insomma mai adoperare bene alcuno senza di lui. Perciò abbracciò e strinse strettamente il suo dolce Gesù. È un italiano antico, però, no? Vedete, quello che viene detto con questa forma un po' tradizionale, se volete anche un po' devozionale, ma non è mai solo devozionale, perché dietro c'è un'esperienza viva. In fondo ci dice questo, che se Cristo è la parola fatta carne, la verità fatta carne, stare davanti a questa parola, stare davanti a questa verità, esige che l'ascolto si faccia carne. No? Gesù è la parola che si fa carne, il mio ascolto deve farsi carne. E allora vedete Rita che ragiona con la semplicità proprio di una ragazza qualunque, però con profondità: se lui è la verità, non posso mai dire cosa vera se non
trasmettendo qualcosa di lui. Se lui è la strada, non posso mai camminare se non con lui. Ecco, la via, la verità, la vita. E se lui è la vita, non posso vivere senza di lui. Ecco, questa è la prima, diciamo, affermazione. Ora, nel titolo di questo incontro c'è un piccolo errore, imprecisione, cioè che la frase io sono la verità suppone tutte le definizioni che Gesù dà di sé e nel volantino ne sono indicate soltanto due, mi pare, tre, la vite, la via, la resurrezione, e manca però io sono la luce, io sono l'acqua viva, io sono la vite vera. Capite che sono prima dell'Eucaristia, però le passiamo tutte quante, no, non c'è dopo, dopo il capitolo dopo parla dell'altra volta, l'ho fatto l'anno scorso, me lo rifacciamo di nuovo, non è un problema, perché è tutto legato assieme. È bello vedere Gesù che non è che fa discorso, a Gesù accade qualcosa, per esempio, vede un cieco, il cieco sta davanti a lui con tutto il suo desiderio di vedere, e io credo che non c'è, forse no, è una delle sofferenze più grandi che esiste al mondo, questo intuire che c'è qualcosa, percepirlo, poterlo addirittura toccare, fa tenerezza. Avete visto qualche volta come quando un cieco va a visitare un museo, non può vedere, non so, una statua, un monumento, allora con le mani cerca di seguire il contorno e poi chiede, interroga che cosa significa, però non potrà mai capire che cosa vuol dire, non so, il nome di un colore, che cosa vuol dire un panorama, no? E gli puoi indicare come è fatta una montagna, gliela puoi fare per addirittura toccare in un plastico, però ecco, non poter vedere. Ecco, e c'è nel Vangelo questa espressione che Gesù usa per il cieco nato, e vi prego di andare a leggere proprio a pagina, a pagina 60, nelle prime pagine, questo racconto del cieco nato, perché lì c'è proprio il racconto di un cieco che dice: Signore, voglio vedere. E questo desiderio è, diciamo, avvolto da tenebra, per così dire, di gente che ci vede, però per la durezza del cuore, per l'ostilità che ha verso Gesù, per le abitudini mentali, cerca di creare non una cortina di nebbia, una cortina di tenebra tra Gesù e quel poveretto, tra Gesù e la gente. E Gesù dirà: siete ciechi. Proprio perché voi dite: noi vediamo, ma voi siete ciechi. Ecco perché non sono nemmeno in grado di piangere di gioia a vedere Gesù che dona la vista a un cieco. Ecco, e in questo momento, accade quell'episodio che poi genererà tutta una serie di definizioni su Gesù. Il Vangelo di Giovanni comincia così: è venuta nel mondo la vera luce, chi opera la verità viene alla luce, mentre avete la luce credete nella luce, io di luce sono venuto nel mondo, fin quando ci sono camminate nella luce, e avanti così. E la testimonianza che ho preferito, ripeto, se anche l'abbiamo già fatto, riprendere tutte le definizioni di Gesù, ricordiamo anche qui una santa che parla della luce, ma parla proprio, nemmeno come un cieco che dice voglio vedere, ma come una persona che ci vede e che la malattia, alla quale la malattia sta togliendo la vista, quindi il dolore 100 volte moltiplicato, che è Benedetta Bianchi Porro. Vi prego se potete rileggere il suo ritratto. E allora vi leggo la sua testimonianza. Pensate che la ragazza ha 27 anni. Accadde mentre stava ascoltando la Santa Messa, durante l'elevazione quando il prete alza l'ostia,
si accorse che gli occhi le si riempirono di sangue e che stava diventando completamente cieca. Aveva una malattia che uno alla volta le bloccava i sensi del corpo, l'odorato, la vista, il tatto, tutto. Per 5 ore non dice a nessuno che ormai il buio assoluto l'avvolge. Poi al prete che ha celebrato messa confida: «Padre, sono serena, ho tanta luce dentro di me, anche se poco fa ho perduto completamente la vista», durante la messa. E in una delle sue ultime lettere, da lei dettata alla mamma, leggiamo: «Le mie giornate sono lunghe, faticose, però ugualmente dolci con la luce di Dio. Io non posso più offrire nulla al Signore, le mie mani sono vuote, non ho che poche briciole di pane, ma anche qui, dal mio letto, sento tutta la tenerezza della primavera scaturita, e a Dio offro tutti i fiori del mondo che sono sbocciati sotto il suo sole. E ancora, sono brutte le tenebre. Eppure io so di non essere sola. Nel mio silenzio, nel mio deserto, mentre cammino, Lui è qui. Mi sorride, mi precede, mi incoraggia a portare a Lui qualche briciola d'amore. Il mio buio mi pesa, ma lo preferisco, se questo è il prezzo per camminare con più luce dentro al cuore». A che cosa devono servire queste esempi, queste riflessioni? A desiderare la sofferenza? No. A godere la luce? Però a soffrire un po' quando ci accorgiamo che sciupiamo la vera luce. Ci vuole luce per godere il volto bello di una persona amata. Ma quale luce ci vuole per guardarlo davvero? Con tenerezza, senza possesso, senza essere torbidi, con una promessa nel cuore, quasi di venerazione del volto, o di una cosa bella, o di un'opera che si sta costruendo, o di un lavoro che si sta facendo, o di una comunità alla quale ci si sta legando. Quanta luce ci vuole per non annerire, sporcare la nostra anima? Ricordate che Santa Teresa diceva che noi siamo come un castello, padroni di un castello bellissimo, però che certe volte vivono fuori dal castello come mendicanti, e dice espressamente così: «E le finestre di questo castello sono coperte di pece, di tenebra, e tutto è freddo». Però se uno impara a guardare, e imparare a guardare comincia con imparare a pregare, a rivolgersi a Dio, che è luce, allora un po' alla volta il castello lentamente, lentamente, però con sicurezza, si illumina, si riscalda, e tu cominci a camminare. Allora dire che Gesù è luce, diceva la Fospire, significa che tu, che Gesù ti diventa familiare, come ti è familiare la luce di casa quando ti stai avvicinando e vedi che le luci sono state accese, oppure come familiare un fuoco acceso d'inverno, non so, nel cammino di casa. Capite? Dire che Gesù è la luce significa una scelta di vita per non chiudere gli occhi e per non sporcare niente e per non rendere tenebrosa la vita nostra e la vita degli altri. Guardate che tutte queste cose le capirete meglio se le farete diventare preghiera o esame di coscienza. Se qualche volta vi fermate a dire: «Gesù, aiutami a non essere tenebra,
a non essere di ostacolo al cammino degli altri, a non essere brutto, volgare, capite? E questo, permettetemi, non è per essere solito moralismo, ma questo essere volere la luce lo potete fare anche usando il telefonino, anche usando i programmi che cercate o quello che desiderate vedere, luce. Il mondo nostro non ha bisogno di sporcizia, ha bisogno perfino di sguardi così puri che rendano puro quello che esiste. Bene, poi un'altra cosa che Gesù dice: io sono l'acqua viva. Anche qua è una riflessione un po' delicata. Non si tratta di fare un passaggio così metaforico. Allora, abbiamo sete di acqua, ma la sete di acqua significa che abbiamo sete di tante cose. E alla maniera di Cioran, quando il suo amico domenicano Molinier gli scriveva: non puoi, perché lui si lamentava sempre di avere tanta sete, e Cioran gli scriveva: non puoi avere tutta questa sete se l'acqua non c'è da qualche parte. Parlavano chiaramente della fede, no? Ecco, allora questa si può dire, no? L'uomo ha sete di tante cose. Anche Gesù dice, ecco, quando dice io sono l'acqua, dice: guarda che la tua sete di questo, di questo, di questo, in realtà va verso di me, viene verso di me, e c'è anche questo. Ma c'è una cosa più profonda, che è questa. Perché Gesù ha sete? Perché si è fatto uomo. Ed essendo uomo ha sete. Ma perché si è fatto uomo? Per me. Quindi, senza passaggi metaforici, quando ha sete per me, perché è venuto, è entrato nella carne, no? Nella umiltà dell'aver sete, come chiunque ha fatto un cammino e al caldo ha sete, è entrato nell'umiltà di quella condizione, ma l'ha fatto per me. Quindi la sete di Gesù, anche la sete fisica, era una sete motivata da me. Quando Gesù alla Samaritana dice: ecco, se tu vuoi, io posso darti dell'acqua viva che ti disseterà per sempre, non sta facendo un salto mentale dalla realtà al sogno ideale, allo spirito, sta dicendogli: guarda che io sono qui a mezzogiorno come te, accanto al posto, perché ho sete, ma a differenza di tutti quelli che hanno sete perché sono uomini, io ho sete perché sono uomo, ma sono uomo perché sono venuto per te, sono venuto proprio per questo. Quindi Gesù aveva veramente sete dell'amore, dell'affetto, delle persone che incontrava, della nostra salvezza. Allora, noi siamo l'acqua per dissetare Gesù. Esempio dei santi. Quello che ha scritto, sapete che Madre Teresa di Calcutta aveva deciso che in tutte le cappelle del suo istituto doveva esserci una croce con la scritta «Ho sete». E prima ho dimenticato di dire che è Gesù che dice «ho sete» così durante i suoi viaggi, e poi lo dirà sulla croce, e anche lì, e lì diventerà definitivo il fatto che quello sete indica proprio che quell'arsura sulla croce era l'arsura provocata da noi, dai nostri peccati. Allora Madre Teresa lascia alle suore questa spiegazione: è arrivato il momento in cui io vi dica qualcosa che finora ho ottenuto solo per me. Sono molto preoccupata. Per me è venuto il momento di parlare apertamente del dono che Dio mi ha fatto, di spiegare che cosa significhi per me la sete di Gesù. Questa sete è così intima che fino ad oggi ho preferito non parlarne mai pubblicamente. Pudicamente ho taciuto. Tutto tra di noi esiste. Parla alle sue suore che vanno in giro a prendere moribondi, malati, abbandonati, eccetera. Tutto tra di noi esiste per placare la sete di Gesù.
Le parole scritte sul muro di ognuna delle nostre cappelle vengono pronunciate oggi in questo momento. Gesù vi dice: ho sete, ascoltatelo. Ascoltatelo pronunciare il vostro nome ogni volta che dice ho sete, è qualcosa di molto profondo. Gesù ha sete di voi. Non potete cominciare a capire ciò che siete per Lui e Lui è per voi se non pensate a questo. E questa unione con Gesù deve portare frutto nel servizio ai poveri. Vedete, noi a volte ci chiediamo perché faccio così fatica nella vita cristiana, nella carità, nel perdono. Ecco, perché Madre Teresa risponderebbe: perché non vai alla fonte. E la fonte è questa, un cuore a cuore, uno sguardo a sguardo tra te e Gesù, in cui Gesù ti dice: io ho sete di te. E tu, dice Gesù, e io ho voglia di saziare la tua sete. E poi questo dialogo, per non essere verità astratta, deve farsi. E allora, perché questa sete venga veramente, diciamo, appagata, tu devi prendere uno che ha sete, sete di pace, sete di vita, sete di cura, sete di affetto, sete, e devi prendertene cura. Un bicchiere d'acqua che darete nel mio nome, ecco, lo ritroverete in paradiso. Poi c'è l'altra espressione: io sono la vera vite. Così entriamo nelle ultime espressioni. Una volta mi hanno mostrato un'immagine che non ho più dimenticato. C'è proprio il Padre, Dio Padre, vestito come un agricoltore, come un, diciamo, una persona molto molto solenne, molto saggia, che sta coltivando la sua vite, sta potando la sua vite. Ecco, e Gesù descrive così il Padre come l'agricoltore che cura la sua vigna, innesta i rami buoni, pota i tralci seccati, affida la vigna ai coltivatori, aspetta i frutti buoni e copiosi, il vino buono, che poi, dice, ci darà in paradiso. Ricordate il miracolo di Cana. Ed è bello pensare a Gesù come la vera vite di cui, se restiamo legati a Lui, siamo i tralci. Ricordate però il giudizio radicale su questa questione: senza di me non potete far nulla. Il traccio che siamo deve restare attaccato alla vite che è Gesù in tutto. E la linfa deve, la linfa che è necessaria per aprire gli occhi al mattino, per chiuderli la sera, la linfa che è necessaria per agire, per studiare, per operare, per fare il medico, per non so, camminare, per amare, per anche la parola così, proprio perché è la più delicata, per fare l'amore, quando questo Signore te lo chiede. La forza, la linfa, deve venire da Lui. Mi permetto un particolare, ve lo dico soltanto perché, siccome siamo amici, tutto può servire anche a una delicatezza in più. Prima è stata scelta proprio di cantare la canzone «Senza di me non potete far nulla». Sapete che cosa mi ricorda questa canzone? Mi ricorda che l'ho scritta accanto al letto di mio papà che stava morendo. Lo guardavo e così il padre Gianni mi aveva chiesto un canto così. Ecco, senza di me non potete far nulla, che non c'è vita senza la sua vita. Attraversiamo il deserto amaro. Ecco, quello era il momento in cui quelle parole sono state scritte, che certamente lì avevano un'intensità estrema data la situazione, ma poi riguardano sempre tutto quello che facciamo tutti i giorni. Senza di me non potete far nulla. Poi Gesù dice anche, e questa forse è la definizione più umile: io sono la via, la strada. Gesù non ha accettato solo di scendere sulla terra, non ha accettato solo di cadere sulla terra. Pensate alla Via Crucis, quando Gesù continua a stramazzare per terra e bagnare la terra col suo sangue. Non ha accettato sotto questo, ha accettato, ha voluto farsi la nostra strada. Il profeta Isaia aveva detto, parlando del servo di Yahweh,
questa frase: tu hai fatto del tuo dorso un suolo e come una strada per i passanti. Quante volte, se non ce ne accorgiamo, ma camminiamo quasi proprio nel senso bello dal suo punto di vista, a volte nel senso triste dal nostro punto di vista, calpestando perfino la grazia che Gesù ci ha dato. E quante cose noi perdiamo per strada, frammenti di vita, che il Signore porta in cielo, perché la strada è Lui. E tutto quello che viene perduto sulla strada non è mai definitivamente perduto. E non ci sono mai nel cristianesimo i caduti per strada che restano lì, abbandonati. Perfino, ripeto, le cose, i frammenti che lasciamo cadere. A volte quando guardo le persone e vedo persone che avrebbero tante possibilità e che nella vita le hanno magari anche messe in atto e poi a un certo punto non si sa perché si sono lasciati andare, come se avessero avuto un tesoro, dei beni, delle cose preziose, e lì chissà dove, mi viene da dire chissà dove le hanno gettate. E poi penso, ma sì, è vero, le hanno gettate via, forse le hanno anche sciupate, ma Gesù è una strada. E il valore di questa strada è che conduce tutto, capite? Conduce tutto. A volte mi viene da pensare, anche se è una cosa scherzosa, che accade un po' come quando ormai vai negli aeroporti e devi camminare per corridoi e corridoi e corridoi e per fortuna ti mettono una passerella rotante che ti porta. Ecco, è un po' così. La tua valigia, i tuoi pesi, le tue stanchezze. La strada va e ti porta. Don Primo Mazzolari, alcune di queste citazioni sono nel libro Restare con Cristo, però è bene, diceva: molti parlano volentieri delle strade della civiltà. Io penso volentieri alle strade del Vangelo. Che voglia di vedervi. E lo sento anch'io. L'altro giorno uno mi ha detto: perché non facciamo un viaggio in Terra Santa? Che voglia di vedervi. Strade, siete non perché siate diverse o più belle delle strade che già conosco, ma perché avete portato Gesù. Strada di Cesarea di Filippo, strada che va da Gerusalemme a Gerico, strada di Naim, strada di Sichem, di Cana, di Betania, strada dell'Emeroissa, strada del Calvario. Io non ho bisogno di immaginare. Lo so che sono le strade di qui, del mio paese, della mia terra, le strade che mi conducono a scuola, in banca, all'officina, ai campi, al cimitero. La strada è la strada. Uccelli che cantano, acque che scorrono, margini che fioriscono, nuvole, stelle, ma il duro della strada, la stanchezza del cammino, nessuno li porta via. È proprio la strada che è dura, proprio per camminare che è duro, ed egli ha camminata coi piedi tumefatti e sanguinanti, l'ha baciata con la sua bocca arsa nelle cadute che non si contano. E quando sento parlare delle strade della civiltà, io vado cercando le strade del Vangelo. E l'ultima riflessione: io sono la resurrezione e la vita. Vi do un consiglio: d'ora in poi, quando leggerete i salmi, provate a vedere come sono belle le espressioni che riguardano la vita. Vita ti ha chiesto, a Lui l'hai concessa. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? È in te la sorgente della vita, la mia anima ha sete del Dio vivente, sono tutti i pezzetti di Salmo. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Da te non ci allontaneremo più, ci farai vivere, invocheremo il tuo nome. Sii buono con il tuo servo e avrò la vita, dammi vita secondo la tua parola mi fa vivere. Se cammino in mezzo alla sventura mi darai vita, per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Provate, magari se avete il libretto con la matita, sottolineate, mettete un segnetto accanto a tutte le volte che trovate la parola vita o anche la parola luce, perché si imparano tante cose. Papa Giovanni Paolo II diceva che la parola vita è l'unica parola del vocabolario che riesce a condensare tutto ciò che noi siamo e tutto ciò che noi desideriamo. E nel testo di Restare con Cristo ho citato, per i più giovani,
questo pezzetto di lettera di Flaubert, che scriveva un'amica negli ultimi anni. Mi sento vecchio, usato, nauseato di tutto. Gli altri mi annoiano, come io annoio me stesso. Ciò nonostante lavoro, ma senza entusiasmo, come si fa un compito, non attendo altro della vita che una serie di fogli di carta da annerire coi miei scarabocchi. Ed era un grande scrittore. Mi sembra di attraversare una solitudine senza fine per andare non so dove, e io al contempo sono il deserto, il viaggiatore e il cammello. Capite? La frase. Però queste esperienze sono quelle che forse conducono proprio le persone alla fine a dire cos'è la vita. È Gesù che dice: sono venuto perché tutti abbiano la vita, tutti, e l'abbiano abbondantemente. Ecco, potremmo anche aggiungere: io sono il buon pastore dà la vita per le sue pecore, e poi le espressioni più belle usate dai cristiani: per me vivere è Cristo, non sono più io che vivo. La vita nostra è nascosta con Cristo in Dio, e anche qua tutte le espressioni sulla vita dell'Apocalisse, eccetera. Ecco, ognuno vive nella persona che ama. Madeleine del Brel, tu vivevi e io non ne sapevo niente, quando era atea a 16 anni. Avevi fatto il mio cuore a tua misura, la mia vita per durare quanto te, e siccome tu non eri presente, il mondo intero mi pareva piccolo e stupido, e il destino degli uomini mi pareva insulso e cattivo. Ma quando ho saputo che vivevi, ti ho ringraziato di avermi fatto vivere. Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero. E Santa Teresa scrive: o vita, vita mia, parlando della sua vita, come puoi restare lontano dalla tua vita, è maiuscolo, quella di Gesù. E amava invocare Gesù come vida de todas las vidas, vita di tutte le vite. E finiamo con questa bellissima espressione di Gesù, di Sant'Agostino, scusate, e quando la mia vita sarà tutta piena di te, allora sarà vera vita. Ecco, questo è il ricordo che voglio che resti. Ho messo assieme questi fogli proprio in fondo, mettendo assieme uno dietro l'altro i testi. Se qualcuno poi li desidera, basta che me li chieda, glieli posso inviare per in qualunque modo. Bene. Tutto questo perché in fondo sono tutte parole per descrivere ciò che di più caro abbiamo al mondo. Chi è Gesù per me? Chi è Gesù per te? Chi è Gesù per noi? E allora scorrono queste parole, belle, dolci, ma anche terribilmente dure e impegnative. Io sono la luce, la via, la vita, la verità, la strada. La vita, ecco, che deve restare, e il tralcio deve restare attaccato alla vita. Perciò preghiamo con Santa Teresa adesso dicendo: tu, vita della mia vita. Sia lodato Gesù Cristo.